Sergio Castellitto, sei protagonista del nostro generale. Quindi, innanzitutto, com'è stato entrare in un personaggio così importante sia dal punto di vista storico che poi un vero e proprio eroe per tutta l'Italia nella lotta al terrorismo e alla mafia? È stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista intimo e in qualche modo la coscienza di aver messo in scena un personaggio, di aver recitato un personaggio che tutti noi abbiamo conosciuto come cittadini, perlomeno diverse generazioni, tranne quelle più giovani, e forse anche per questo è stato utile e necessario fare questo film, perché in qualche modo diventi una testimonianza, no? Su una figura di cui poi si sanno quelle tre o quattro cose fondamentali, ma poi il personaggio e l'epoca in cui il personaggio ha agito è un'epoca ancora più complessa di quello che possiamo immaginare. Io come cittadino non posso che essere fiducioso, avere la speranza che un paese, che un governo, che un'istituzione faccia della lotta alla mafia, direi alle mafie, perché ormai noi non possiamo chiudere il discorso rispetto alla dimensione, diciamo, storica e tragicamente culturale della mafia siciliana o quant'altro. Sappiamo benissimo che le mafie giocano in borsa a Ginevra e quant'altro, quindi i mondi sono tanti. È una lotta, come dire, impari? In un certo senso sì, perché tanto voglio dire il bene e il male vivono e vivranno a prescindere da qualsiasi lotta, ma come diceva appunto dalla Chiesa, certe cose si fanno perché si devono fare. Certo, un uomo di pace, un uomo che avrebbe, credo che abbia toccato un'arma da fuoco pochissime volte nella sua vita, ma adesso questo può apparire un dettaglio, ma in realtà è un uomo che ha combattuto la violenza e naturalmente vestiva quell'uniforme. E quell'uniforme fa sì che un soldato in qualche misura accetti il rischio del combattimento e della sconfitta nel combattimento e della morte e quant'altro. In qualche misura è morto in combattimento. Okay. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Ragazzi, grazie.